Quattro chiacchiere con Valerio Mantovani. Benvenuto nella nostra rubrica della web TV dell'Ascoli Calcio. Abbiamo qui un album di tante tue foto, soprattutto calcistiche, poi lo sfoglieremo più avanti. Intanto partiamo dall'attualità, partiamo dalla settimana che porta alla sfida con lo Spezia. Uno scontro diretto, come vi state preparando anche in considerazione della sosta? Innanzitutto grazie. Ci stiamo preparando bene, stiamo affinando le ultime cose con il mister, visto che è arrivato da poco, quindi sicuramente ci sono nuove nozioni da imparare il più velocemente possibile. E è una sfida fondamentale per noi e non c'è bisogno di presentazioni per questa sfida, quindi è una partita che si prepara da sé, le motivazioni sicuramente non devono mancare. La sosta forse è arrivata proprio nel momento giusto, perché mister Carrera è arrivato da poco tempo e quindi probabilmente aveva bisogno di un po' più di tempo per inculcarvi le proprie idee. Beh, quello sì, quello che stavo dicendo prima, appunto, che con questa settimana di sosta abbiamo lavorato e abbiamo messo, diciamo, appunto quello che il mister voleva, sia in fase di possesso che in fase di non possesso, quindi adesso sta a noi seguirlo e cercare di pensare che queste sono 8 finali e bisogna portare a casa più punti possibile per raggiungere comunque il nostro obiettivo. Sei arrivato nel mercato di gennaio, peraltro un trasferimento, posso dire, sofferto, perché il tuo nome era uscito già da un po' di tempo, però poi il trasferimento è maturato soltanto all'ultimo. Raccontaci quel periodo, come l'hai vissuto, quanta voglia avevi di arrivare all'Ascoli? Beh, è stato un periodo un po', ecco, travagliato, perché e col mister Castori e il direttore ci sentivamo quotidianamente, quindi il mio intento e la mia voglia era quella di venire qui ad Ascoli sin dal primo di gennaio, e ci sono state naturalmente delle difficoltà che hanno portato alla trattativa ad allungarsi un pochino, però alla fine siamo riusciti in questa fase finale del mercato a raggiungere lo scopo di tutte e due, penso. 2 mesi in bianconero, sei arrivato appunto con mister Castori, poi c'è stato il cambio in panchina, però sembri essere una pedina imprescindibile, perché sei sempre sceso in campo dal primo minuto. Qual è il tuo bilancio personale? No, io mi metto sempre a disposizione con tutti e due gli allenatori, comunque penso che il giocatore, a prescindere dall'allenatore, fa il suo lavoro, quindi deve dare il meglio di sé quando gioca e anche durante gli allenamenti, soprattutto durante gli allenamenti, e poi sta al mister naturalmente a fare delle scelte e bisogna accettarle. Qui inizia a piovere, allora forse è il caso che entriamo dentro e conosceremo meglio Valerio Mantovani. Va benissimo, andiamo. Adesso conosciamo meglio Valerio, mentre fuori piove, ma noi abbiamo un bel po' di materiale da analizzare e ce lo spiegherai, insomma, ci dirai foto per foto quali erano i momenti clou, quali sono stati i momenti clou della tua carriera, della tua vita. Ma intanto partiamo, togliamoci subito un dente, ma è vero che sei molto permaloso? Perché prima di tacchio ha detto qualcosa del genere, lui ti conosce bene. Valerio? Sì. Mamma mia. A volte sono un po' permaloso, sì. La verità, da buon romano sono abbastanza permaloso. Cos'è che ti fa proprio arrabbiare? No, in generale, proprio è un'indole, quindi sì, devo dire abbastanza. Ascolta, ma tu prima di avvicinarti al calcio hai praticato nuoto, stavi anche per prendere un brevetto. Sì. Poi un giorno avviene questa folgorazione su un campo di calcio, raccontaci quel momento. Sì, io dovevo fare l'ultimo anno di nuoto per prendere i 5 brevetti, se non ricordo male, e mio padre svolgeva dei lavori all'Atletico 2000, che era il centro sportivo di Chierico, Bruzzo e Giannini, esatto. Mi ha portato lì un giorno con lui, mentre svolgeva i lavori ho visto questo campo enorme d'erba, che poi prima i campi d'erba era veramente un miracolo averli, perché erano tutti di terra. E da lì mi sono impuntato e sono tornato a casa, naturalmente dopo un litigio con mia madre che voleva che finissi il nuoto. Il giorno dopo mi sono iscritto a Poi da lì è partita la tua carriera, quindi poi il provino con la Roma, 7 anni alla Roma, poi Torino,
E poi da lì Alessandria, Salerno, eccetera. È stato forse quello il momento a Torino quando tu lasci proprio la tua famiglia e sei cresciuto in fretta perché è il primo anno fuori casa. Sì, diciamo che secondo me quella è stata la svolta perché ti fa crescere come persona molto più velocemente rispetto magari a vivere tutti i giorni con mamma, papà, nonna, che diciamo ti viziano. La Quindi donna soprattutto, la nonna sì. soprattutto, quindi ti Nonna catapultano, Maria. sì, ti catapultano direttamente in un posto dove ti devi abituare a fare le cose in maniera Autonoma. autonoma, da solo, quindi molto più difficile, però è sicuramente il momento giusto secondo me per svezzarti e per ecco, iniziare un percorso di crescita. Torino, piazza strepitosa, storia altrettanto. Ma mangiavate sempre pasta e tonno oppure ti sei un po' cimentata ai fornelli? No, guarda, devo dire che noi fortunatamente avevamo la mensa, quindi mi sono Quello cimentato step l'hai poco, superato, l'ho ok. superato quello step. Poi ecco, lì a Torino si viveva molto la storia, perché noi avevamo la mensa praticamente davanti al Philadelphia, che era l'ex centro Sì. sportivo del Torino. E quindi mangiavamo sempre tutti insieme lì. Fortunatamente mi sono dovuto cucinare poche volte. Quindi l'importanza della storia lì è insita nel luogo, Sì, cioè. te la inculcano veramente in tutti i modi. Poi il 4 maggio ci portavano tutti a Superga, alla messa dove è successa la Memoria, sì. strage. E quindi naturalmente sono molto passionali, ecco, quindi te lo fanno sentire veramente. Da una piazza storica, quella di Torino, ad una altrettanto storica, quella di Ascoli, quarto club più antico d'Italia. Senti qui l'importanza dell'obiettivo che dovete raggiungere. Sì, naturalmente queste cose ti invogliano, ma ti danno dei stimoli che durante le partite te lo fanno sentire, anche perché io da quando sono arrivato la curva l'ho sempre vista piena, ma anche, devo dire, l'altra parte dello stadio, diciamo, sempre ho visto tanta gente, quindi io preferisco queste società storiche che ti fanno sentire la passione, sia quando va bene sia quando va male, no? Quando vai male ti fanno stare un po' sull'attenti, nel senso che non bisogna rilassarsi e soprattutto anche quando vanno bene ti spingono ancora di più. A fare meglio. Io però qui ho un tesoretto. Volevo vedere un po' qualche foto con te perché forse questa è quella che rappresenta di più gli inizi, la Roma, i 7 anni in giallorosso. Sì, è stato. Dopo il provino che avevo fatto, ero stato preso per iniziare con i pulcini. È stato molto bello, molto molto bello, perché comunque era, Tifoso sì, tifoso romanista. romanista, squadra che da piccolo sostenevo, e poi comunque la squadra della mia città, quindi era un motivo d'orgoglio, ecco. È vero che sei nato con i miti di Nesta, Sergio Ramos? Erano Sì, questi. mi piacevano molto da bambino, poi E oggi dopo tocca invece? fare i conti con la realtà adesso, capito? Vabbè, quindi Quindi, gli idoli è stato lì, idoli. ok. Questo. Nel tuo percorso è importante anche Mister Moreno Longo, che poi ti porta ad Alessandria. Tantissimo. Sì. Tantissimo. Lui è una persona che stimo prima che come allenatore, come uomo, perché devo dire che mi ha cambiato molto e mi ha aiutato molto nella mia crescita personale, perché era un mister che già ai tempi delle giovanili ci teneva molto all'alimentazione, all'idratazione, comunque a tante cose che secondo me al giorno d'oggi si sottovalutano. Quindi per me è stato veramente importante, tra le persone più importanti che hanno fatto sì che cambiasse in modo drastico il mio percorso calcistico. Ho avuto modo prima di sbirciare, qui c'è sicuramente qualche scommessa persa, posso prenderla? Qui senza capelli, proprio rasato a zero. E raccontaci questa era la primavera del Torino? Sì, dopo che avevamo vinto lo scudetto con la primavera del Torino, Mister Ventura mi convocò con la prima squadra per fare il ritiro a Bormio, a me e altri tre ragazzi.
E dopo il primo allenamento, Maxi Lopez, Amaury e Bruno Perez bussarono alla porta. Io naturalmente non sapevo chi fosse dietro la porta. E Inconsciamente hai inconsciamente aperto. apro, convinto che mi dovessero chiedere qualcosa, così. Niente, sono arrivati con la macchinetta e l'hanno rasato. E Però mi hanno lasciato quelli dei ciuffetti, quindi sono no, dovuto però andare a chiedere al magazziniere un sì. rasoio per farmi proprio a zero. Era il dazio da pagare per Sì, i più giovani, però per l'ho qua. fatto volentieri, dai. Oggi invece cosa si usa? La canzone a cena Sì, davanti a in piedi tutti? sulla sedia e adesso Qual è la si tua usa. canzone preferita? Quella che canti Guarda, a tutta me la piace vita? Antonello Venditti, quindi. Grazie Roma. No, 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 no. In no, generale, Antonello Venditti, generale, sì. vabbè. Qui? Permettimi, questa è orrenda questa foto, questa qui. Questa sì, sembravamo, non lo so, veramente brutti, eh. La testa bianca come È vero? Questo era Casper. l'inizio forse del ritiro. Casper. Ok. Poi ce ne sono altre. I trofei vinti con le giovanili del... Ecco questo. La tiriamo fuori, così la puoi far vedere. Questa. Beh, Questa era Supercoppa italiana. un bel momento. Contro la Lazio che allenava Inzaghi. Quindi lo sentivi ancora di più, probabilmente. Sentivi Sì. come Poi un derby, lo conoscevo sentivi. tanti ragazzi della Lazio, quindi. Prima abbiamo nominato Nonna Maria, una Sì. figura molto importante per te, molto importante perché sappiamo che ti segue, sappiamo che è anche una specie di amuleto, Forte perché Nonna è Maria, vero? forte. E secondo me è il caso di Nonna rispolverarla perché Maria. qui l'obiettivo sta lì, va ancora raggiunto. Bisogna Io la farei portarla allo vincere. stadio perché Esatto. Nonna Maria per ora, poi facciamo scongiuri, Ha sempre sempre. portato bene, quindi bisogna metterla su una macchina e farla venire il più presto possibile, L'andiamo quindi a prendere, andiamo a prendere. capì? Ho una sorpresa per te. In questo momento mi sento un po' tra Silvia Toffanin e Maria De Filippi, però il massimo. Allora, guardiamo sullo schermo. Eccola lì. Ciao, bello di nonna. Ho sempre desiderato che tu raggiungessi il tuo obiettivo. So quanto è importante il calcio per te. Ti auguro tanto, tanto bene, tua nonna. Sei emozionata, anche tu ti sei Emozionato, emozionato un po'. sì. E allora la dobbiamo È per invitare forza, per forza. assolutamente al Del Duca, Per è forza, vero? eh sì, bisogna portarla prima possibile, ecco. Nonna è stata una parte veramente fondamentale della mia vita perché mamma e papà quando lavoravano lei si è presa cura sia di me che di mio fratello, quindi è una Tuo persona a fratello è cui, molto più grande, sì, peraltro, 7 anni di di te. più, è una persona a cui devo la mia vita, mia nonna, quindi. Allora, invitata, Sì, invitata ufficialmente ufficialmente, invitata, sì, ufficialmente ok. invitata. Per questo video dobbiamo ringraziare sicuramente la tua fidanzata Maria Sole e poi Francesco Di Tacchio, che è stato il nostro gancio. C'entra sempre, come il prezzemolo di Tacchio. E lui è quello C'è sempre in mezzo. che ti conosce Eh meglio, sì, eh quindi. sì. Abbiamo parlato di Nonna Maria, fra un po' si avvicina Pasqua, è vero che voi sarete in campo, in trasferta e poi il giorno dopo a Pasquetta alla Spezia, ma che pranzetto ti avrebbe preparato nonna per Pasqua? Forse un Un pranzone? bel pranzone, sia mamma che nonna durante le festività, devo dire che mettono piede sull'acceleratore. Quindi fortunatamente, dico fortunatamente anche se non è così, noi probabilmente Natale non lo facciamo mai insieme perché poi se non sbaglio il 27 Si giochiamo gioca tutti gli anni, l'indie. Pasqua, Pasquetta giochiamo tutti gli anni, quindi alla fine è Salti le prelibatezze. Pasqua, Natale, Ferragosto lo saltiamo sempre, Niente. quindi Devi rimediare dopo. In estate. In estate rimediamo. L'ultimo messaggio è in vista proprio della trasferta di La Spezia. Allora diamo un messaggio ai nostri tifosi che probabilmente faranno la gita fuori porta proprio alla Spezia, quindi saranno presenti numerosi al picco. Ecco, di venirci a sostenere numerosi perché sicuramente abbiamo bisogno di loro e sono una spinta per noi durante questa partita, per noi fondamentale, ma veramente fondamentale. Quindi vi aspettiamo numerosi e sempre con il volume al massimo così da incitarci fino all'ultimo minuto. Grazie. Grazie a voi.